Buongiorno e buona giornata a tutti, cari amici, in questo ultimo giorno di ottobre, 31 ottobre 2020, siamo quasi alle ore 7:30 del mattino, pronto per andare a lavoro, ma prima spazio al video odierno dove parliamo di quella che è al momento la card attuale di WWE Survivor Series 2020, evento speciale pay-per-view che si terrà il prossimo 22 ottobre, sempre al Thunder, al Amway Center. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che a SmackDown ci sono stati i primi qualificati per il match a squadre maschile e anche la prima qualificata per il match a squadre femminile. Partiamo da quello femminile dove Bianca Belair ha sconfitto Natalya e Billie Kay, quindi il primo posticino se l'è aggiudicato lei. Per quello maschile Kevin Owens ha battuto Dolph Ziggler e poi Jey Uso ha battuto Daniel Bryan con anche, diciamo, poi quello che ne è scaturito dopo, perché è arrivato Roman Reigns, ha detto demoliscilo, finiscilo, e quindi poi è stato portato via in barella Daniel Bryan. Quindi al momento, con le aggiunte di SmackDown, abbiamo per il team a squadre Kevin Owens e Jey Uso, ne mancano ancora tre che andranno ad affrontare Styles, Gately e Sheamus. Poi Bianca Belair, ne mancano 4, affronteranno Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke e Lana. Poi campione Bobby Lashley dagli Stati Uniti contro Sami Zayn, campione intercontinentale. I campioni di Raw di coppia e New Day affronteranno i campioni di coppia di SmackDown, gli Street Profits. Asuka, campionessa di Raw, affronterà Sasha Banks, campionessa femminile di SmackDown. Randy Orton, campione WWE di Raw, affronterà Roman Reigns, campione universale di SmackDown. E voglio concludere il video dicendo che settimana prossima ci sarà un rematch titolato tra Sasha Banks e Bayley a SmackDown. Bene, per questo video è tutto, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Hasta la vista, buena, alla prossima, ciao!